Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Jurassic World The Game. Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi. Lasciate la hashtag Jurassic World The Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con la nostra nuova puntata ragazzi. E siamo alla bellezza di 51.219 GV o punti fedeltà. Quindi siamo pronti a fare degli opening grandissimi oggi. Ma prima ci andiamo a prendere la robina comune, perché ci interessa ugualmente. Vai, un po' di ciccia, che è sempre molto buona. Ok, ho consumato parecchio DNA e adesso vi farò capire anche perché. E ne dovrò consumare dell'altro. Ok, andiamoci a prendere questo qui. Singolo, argentato, altra ciccia. Allora, andiamo intanto a guardarci tutti i videozzi che ci servono. Questo non lo vorrei fare perché mi usa i dollarini. E questo con i GV per adesso non lo facciamo, perché magari potrebbe essere comodo avere quei 1200 da parte. Guarda video, ci vediamo dopo quando l'ho presi tutti. Ok, mi sono preso tutti i bigliettini e direi di andare avanti. Allora, intanto prendiamoci il pacchetto giornaliero gratuito, perché è sempre buono. Il pacchetto free, il pacchetto gratis, come volete dirlo voi. Misterioso VIP, ok, dollari, un po' di genoma, anzi un po' di DNA. E vai con un po' di GV, di punti fedeltà. Ok, mi raddoppia e diventa un bel 30. Perché sì, io sono VIPs, perché visto che la serie sta andando, sto continuando a portarla con grande piacere. Allora, andiamo a vedere se riusciamo a fare la bustina 24 ore. Otteniamo l'ultimo pacchetto e apriamoci la bustina 24 ore. Ottima, molto buona. Vai così. Dollari. DNA 4,46 dollari, altro DNA. E i nostri punti fedeltà, grazie, che raddoppiano perché siamo VIPs. Ok, 260, va bene, aumentano ancora. Allora, adesso mega opening. E visto che la maggior parte mi hanno detto che, visto che ho già trovato l'anfibio, anzi non l'anfibio ma il subacqueo molto potente, il rommalosauro da solo non è così potente, e allora andrò a cominciare con un pacchetto da 20.000, il cattiveria brontoterio, 232.500, 2.200 di DNA, 232.000 di carne e il brontoterio. Ok, ci siamo presi il brontoterio e 780 punti fedeltà. Perfetto. Allora, a questo punto il brontoterio me ne potrei prendere di più e potenziarlo. Allora, vorrei sapere effettivamente io a quanto ho il brontoterio, perché già ne ho uno prima di continuare, per capire quanto effettivamente posso potenziarlo. Vediamo un po' il nostro brontoterio come sta conciato già. Allora, il nostro brontoterio è già un livello 20, quindi se prendo due pacchetti da 20 lo posso far diventare tranquillamente un 30. Un brontoterio al 30 penso che sia veramente grosso e mi piacerebbe potenziarlo. Non ne uso abbastanza spesso, ma sinceramente per me ne vale la pena. Quindi adesso noi ci andiamo a prendere il secondo pacchetto col brontoterio. Taglie così. 20.000. Quindi abbiamo già speso 20.000, 40.000 dollarini, dino dollari, soldini, altri dino dollari per noi. Altro brontoterio e altri 700 e rotti GV. Ottimo, anzi diventano 1.560. E passiamo a 14.629. Adesso mi tocca esclusivamente di prendere un oro puro. Così troviamo un dinosauro interessante, nuovo. 45.000. 100 dollari, 450 DNA e il Tila Cosmilo che già avevamo, quindi possiamo potenziare anche lui. 350 GV diventano 1.300 e torniamo già alla bellezza di quasi 6.000 GV. Sicuramente questi andranno a diventare la prossima bustina da 10.000, perché effettivamente posso potenziare molti più dinosauri. Intanto mi vado a raccogliere lui, assolutamente, che l'abbiamo fatto ieri. Giustamente, enodo o enodo, posiziona e direi di potenziarlo anche un pochino, perché visto che era grosso, grosso a livello 1 già, a livello 10, posso diventare un 1296, 405, già enorme, conchiglia che effettivamente mi serviva, e vediamo se per farlo ho la possibilità, ma non me lo fa fare, quindi non posso crearlo. Allora, che altro ho combinato nel frattempo? Abbiamo fatto un bel opening grosso. Ho potenziato
con il DNA che avete visto che era poco e basso, l'Alangasauro maxato finalmente a 40. Perché uno di voi mi ha detto: Morduk, comincia a maxare tutti i comuni, così cominci a levarli dal conteggio. E infatti adesso stavo potenziando, se non erro, il Pelicanidix, questo qui. Allora, come si chiama? Non mi ricordo mai. Eccolo qua, Pelicanipterix, che è comune. E a livello 40 diventa 1294, 4,94, che non è male per un comune. Allora, a questo punto, visto che mi è arrivato il DNA, io direi di metterlo immediatamente a fare. Ok, uno ce l'abbiamo già pronto, uso i dollari perché tanto ne abbiamo ottenuti un altro bel po'. Ok, e posso andarmeli già a posizionare. Me ne dovrei fare in altri 4 probabilmente per riuscire a farlo. Quindi penso che non mi basterà il DNA. Quindi penso che continuerò mettendolo qui già pronto. E poi lo riporteremo a off camera, bellissimo. Mi piace dire cose strane. Allora, andiamo a prendere anche i dinosauri che abbiamo messo qui. Abbiamo un Bettila Cosmilo che sarà pronto in soltanto 6 ore, quindi niente di male. E poi metterò anche gli altri due e potenzierò tutto off camera. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, siamo a livello 60, voglio vedere se riesco a finire la quest. Perfetto, abbiamo finito anche la quest della missione della storia. Quindi 59.000 di esperienze per noi. Sei sicuro che tutte le tue osservazioni sul comportamento dei dinosauri siano segnate su questa mappa? Se non è lì, non è mai successo, oppure ho dimenticato di scriverlo. Owen, smettila, Sickler, tutto quello che abbiamo visto è scritto lì. Allora, questa mappa è il documento più importante di Jurassic World, tanto importante che non posso licenziarti per abbandonare, no, per abbandono del posto. Torna al lavoro. Nel biglietto ho scritto che mi dispiace, ok. Proseguiamo. Hoskins, non puoi startene impalato in mezzo al laboratorio. Stai sporcando il pavimento di fango. Quest'area deve rimanere priva di agenti contaminanti. Ci penserai dopo. Io e i miei uomini ci siamo avventurati al sud, arrancando nelle più umide e fangose paludi dell'isola. Sì, questo è chiaro. E d'accordo con il nostro cliente, dovrai inviare il tuo team scientifico a verificare e analizzare l'area. E perché dovrai volerlo fare di preciso? Diciamo solo che nelle paludi c'è qualcosa che troverai sicuramente interessante. Ah. Ok, compra e posiziona 3 pozze di catrame e posiziona un dinosauro appena schiuso. Questa è cattiveria. Questa è cattiveria perché le pozze di catrame le possiamo anche fare con molta facilità. Ma il dinosauro appena messo giù vuol dire che devo assolutamente precare qualcosa. Almeno che voglio vedere una cosa. Non penso funzioni. Questo perché stai qua. Mi sa che mi sono sbagliato e per sbaglio ho messo lui da parte. Non vorrei, ma probabilmente ho sbagliato. Me ne sono accorto adesso. Non me lo conta, quindi giustamente devo per forza mettere un dinosauro nuovo a terra. E allora te direi, devo accelerare lui e metto lui. Così andiamo avanti anche con la storia. Posiziona. Perfetto. Giustamente devo accelerare questi, quindi li devo fare XP così, grazie. Ma non ho capito perché non mi ha dato la quest. Ah, 3 pozze di catrame. Brutto ladro. Ok, mettiamone un'altra, poi le leverò perché sicuramente non mi servono. Sono troppo larghe per quello che danno come bonus. Ok, altri 59.000 di esperienza per noi. Vai così, la storia prosegue. Zack, hai sentito? Ho sentito qualcosa che proveniva da dietro di noi. Già sembrava un animale selvatico o un dinosauro selvatico. Zack, cosa facciamo? Trova un posto dove nasconderci, presto. Compra e posiziona 3 ponti di legno. Siamo seri? Cioè, le quest con 3 ponti di legno. Ok. Mettiamo questi ponti di legno a random e poi li leverò anche questi. Come farmi sprecare tanti bei dindi a random per fare delle missioni della storia. Ok, vai così. Ne ho posizionati 3. Perfetto, fine missione. Olè. Presto, Gray, sotto questo ponte. Ma è buio, non vedo niente qui sotto. Zitto, Gray, cos'è? Vuoi che ci senta tutto il parco? Ok, si consiglia e si continua. Passerà mai questa tempesta? Ha ritardato i miei piani su quest'isola. Ogni giorno che perdiamo rischiamo di rimanere indietro. Aiuta il parco a rientrare nei programmi. Assicurati che tutte queste incombenze siano sbrigate subito. Completa il livello di battaglia 50 già fatto. Compra e posiziona 2 sculture di triceratopo. Raccogli 1.500.000 unità di cibo. 1.500.000 di cibo non lo possiamo fare. Almeno che mi è venuta una piccola tentazione, ma non vorrei sprecare tutti questi dindi.
Allora, non mi ricordo quanti mi ha detto che ne devo piazzare, forse uno solo? Facci vedere, no, di più. Quanti erano? Due, ok, abbastanza easy. E per adesso penso che la ciccia ce la dobbiamo rimangiare perché non possiamo prenderla. Ok, quindi quella parte l'abbiamo fatta. Allora, un po' di ciccia la posso recuperare da qua. Dalle missioni già l'ho recuperate, almeno che io non consumi tutti questi dollari e non lo voglio fare. Quindi probabilmente si continuerà nella prossima puntata con la storia. Battaglie, allora oserei dire di progredire in maniera seria e precisa e di andare a vedere gli eventi. Allora, nessuna imitazione, lotta per la fusione. E questi sono buoni perché gli sdna ci servono. Poi rissa rarissimo, che non so se ce la faremo perché rarissimi, non mi ricordo se sono molto potenziati. E poi Kaiwe che è sotto la superficie. E potremmo cominciare a utilizzare anche la gente nuova. Proviamo, non sono sicuro che ce la facciamo. A dolore. Sento dolore solo nel posizionare giù i dinosauri. Resto suco. Da Nicola Greo e per mia somma paura Mastodontosauro. E è solo il primo stage. Mi sa che questo stage non sta al mio livello oppure sono solo io preoccupato inutilmente come al solito. Uno da parte. Di corsa, aggressivi. Che fai? Ok, passi due, non attacchi. Allora. Passi due, non attacchi. Sarebbe un rischio. Uno difende, ok. Diventa tre. Potrebbe fare scambio Dino e attaccare due perché vuole eliminarmelo. Non attacca due. Non è una buona situazione. Ha difeso. Dimmi che pensi che difendo. Attacca con uno. Quindi ha due da parte. Quindi se ha due da parte, con uno, due l'avrei ucciso. Però non posso ucciderlo, quindi uno, due di nuovo. E tre da parte, vai. Ok. Baryonyx contro. Siamo pronti al combattimento. Il nostro avversario non ha attaccato. E io oserei dire di provare a cominciare a dargli un po' di fastidio. Ok, ha parato tutto. Quindi lui penserà che io ho 4 in difesa. Se attacca con 6 non mi ucciderebbe. Mi attacca con 4 e mi ammazza. Quindi rimane con 2 in difesa. Adesso dovrei essere rimasto io col vantaggio. Allora, 1, 2 non passano. 1, 2 passano. E 4 da parte. Baryonyx va giù. Erlifosauro, che bei nomi. Mi attacca pieno e fai benissimo da un punto di vista. Ma dall'altro ti ritrovi contro il mio Mastodontosauro che c'ha 8 pieno e tu non c'hai niente in difesa. Ok, primo stage portato a casa iper veloce. Possiamo continuare molto più veloci di così, di cattiveria, assolutamente. Se ce la fa a caricare, come al solito i caricamenti sempre molto piacevoli di Jurassic World Game. Ok, 40 di DNA, ci siamo. Andiamo a fare il secondo di lotta per la fusione. Adesso sono due dinosauri contro tre dei miei. Sinceramente, io potrei fare Maghegino col Maciunga. Mi prendo di nuovo il mio presto. E a sto punto mi riporto pure il masto. Tanto adesso, diciamo, i dollari li abbiamo ottenuti abbastanza. E sicuramente durante le altre eventi e l'altro PvP, sicuramente riesco a recuperarli tutti. Riusciamo a ritornare più o meno ai 7.000 lo stesso, 8.000 anche. Dipende quanto posso neldare. Ok, me lo one shotta come mi piace a me.
E io mi ritrovo con due attacchi da fargli sul golpone per ucciderlo e uno da parte. Utirannus, il proceratosauro, wow. Due attacchi, non mi può uccidere, quindi non mi attacca. E anche se ha messo da parte tutto, muore. Giustamente, come ben calcolato. Ok, ho sprecato un dinosauro di più, potevo anche evitarmelo, sinceramente, ma non ci interessa. Meglio andare con un po' di sicurezza in più e completare gli stage più velocemente possibile, così ne facciamo di più in una giornata sola. Ok, 40 DNA. E l'ultimo stage di lotta per la fusione. Wow, devo di nuovo riprendere tutti. Ma di brutto pure. Allora, Tanico Lagreo e riproviamo con la stessa combo di prima. Ritorna Masto. Ok. Usiamo i big perché ce l'abbiamo. Perché i nostri avversari usano i big. Uno da parte. Vediamo un po' il mio avversario se fa immediatamente scambiodino questa volta o di nuovo fa come prima. Fa un attacco addirittura. Scelta un po' azzardata, oserei dire. E mette uno da parte. Ok. Perfetto, eliminato. Adesso abbiamo vantaggio Dino assolutamente, perché lui potrebbe fare due per uccidermelo. 6, 12, 13 moltiplicatore. Ho letto anche i moltiplicatori, mi avete scritto nei commenti, ma non me li sono segnati, quindi non so bene il moltiplicatore adesso. In testa mia non c'è. Allora, 8, 13 e 3007. Tiè. Ciaone, carnivoro fa il suo lavoro. Adesso abbiamo contro lo Spinoraptor 717. Per uccidermi con 3 mi uccide sicuro. Però poi si ritrova contro il mio bellissimo Mastodontosauro. Grazie. Ti porto a casa con gran piacere. Ok, giustamente conosciamo già animazioni, quindi acceleriamole. Più siamo veloci e più possiamo fare eventi in una sola giornata. E questo è buono. Si prosegue. Dai, dacci il premio. Vogliamo il nostro amato premio. Bustina SDNA Micro. 20 Velociraptor, 20 Monolofosauro, 20 Monolofosauro, 20 Monolofosauro, 25. E 65 GV che diventano giustamente 130. E stiamo a 6000 punti fedeltà. Non è male, non è male. Ok, si continua. Allora, la rissa delle rarità. Rarissimo per 2. Ecco qua. Potremmo riuscirci, come no. Perché i rarissimi non li abbiamo potenziati ancora alla grande. E ci mancano i nostri tranquilli e belli anfibi. Di rarissimo ci abbiamo solo il presto sugo, anzi posto sugo, che non ho mai potenziato. Quindi stiamo in svantaggio tattico in questo momento. E manco di poco. Perché se metto l'erbivoro ci sto sotto di brutto. E anche con gli altri mi ammazza. Mi sa che fino a che non potenzio i cosi, questo stage non lo posso fare. Potrei anche rischiarmela, ma non mi va di perdere tempo. Quindi andiamo a vedere sotto la superficie. Altra gente enorme. Aspetta, sotto la superficie che ci dà? La bustina sicura? Quel Kaiwegea? Facciamolo, ci conviene. Allora, tutti erbivori i nostri avversari. Enormi. Quindi io devo andare, assolutamente, con tutti dallo Pteranodonte. Se me lo fa cliccare. E andiamo a mettere il nostro Pterodattilo e il nostro Dimorfodonte potenziato. Enormi contro enormi, enormi, enormi. Ci andiamo a paro. Che è meglio. Ok. Sono nabbo. Posso dirlo che sono nabbo? Posso dirlo? Ho fatto il contrario. Mordug ha sprecato un sacco di dollari perché ha fatto il contrario. Si è messo quelli deboli contro gli erbivori. Perché è nabbo Mordug. Questa è la distrazione perché sto registrando dopo non aver dormito, giustamente, per Capodanno. Quindi sono ancora un pochino stortignaccolo. Quindi solo carnivori. Mordughino.
Solo carnivori. Devi fare Acrocantosauro di peso, Indominus di peso e Tanicolagreo. Adesso sì. E abbiamo pure sprecato 500.000 monete. Bene. Bravo Mordug, bravo. Contro lo Stegosauro. Uno da parte. Vediamo un po' il mio avversario cosa intende fare. Attacca uno addirittura. Potrei esagerare e attaccare full. Ok, Stegosauro va giù. Digimoloch, mi attaccherai con 3? Fai 3, 6, 9? Sì. 1417, grazie. Anche perché avendo fatto così io ho libera strada per la devastazione con l'Indominus. E manca solo il Werosauro che c'ha 3, 330. Attacca con 1 e tiene 2 da parte. Ok, ciaone. Ottimo, primo stage portato immediatamente a casa. I dollari li rifaccio, tranquilli ragazzi, non è quello il problema. È meglio salire veloci che pensarci troppo e stare lì a decidere di fare qualcosa che magari rischia di farci perdere o di farci perdere tempo. Ok, si prosegue, secondo stage di sotto alla superficie. Solo carnivori dall'altra parte. Quindi qua dobbiamo andarci a recuperare il nostro prestosugo. Andarci a recuperare il nostro mastodontosauro. E metterò per primi. E metterò anche il colasauro. E mi avete detto giustamente di cominciare a potenziare. E comincerò appena posso. Comincio a potenziare le cose una alla volta adesso. Piano piano potenziamo tutto. Allora, abbiamo un paio di problemi logistici. Potrebbe tranquillamente attaccarmi e ammazzarmelo, penso. Con 2. Mi attacca 2, quindi forse muore. Rimane con 82 di vita. Magie. Ok, anche lui rimane con pochissima vita. Perfetto. Che farà? Attaccare a 2? Attacca 1, quindi tiene 1 da parte. Se tiene 1 da parte, vuol dire che io con 2 lo faccio fuori. Ok, perché dei potenziati questi sono enormi, quindi pure questo, se adesso mi attacca con 4 o con 3, mi devasta, mi attacca con 4. Quindi adesso stiamo in rischio sconfitta, e anche grave. Con 2 attacchi lo uccido. E me la devo rischiappare. E quello dopo è grosso uguale. C'ha 4. Attacca con 2. Quindi ho vinto. Perfetto. Wow, l'abbiamo fatto anche il secondo stage. Peso, peso, peso. Mi piacciono. Però stiamo andando molto veloci. Forse riusciamo a finire bene questo stage. Forse con un peletto peletto di tempo, anche un livello battaglia, potrebbe uscire fuori così molto felice. Ok, ultimo stage sotto la superficie. Misto. Misto brutto però. Mi sa che non ce la faccio. Leolambia mi ci muore sicuro. Leolambia mi ci muore sicuro. Almeno che non vado difensivo. Potrei provare, però 1096, raga, 1096. Sono mastodontici. Presto sugo, me lo riprendo. E mi devo riprendere il dimorfodonte. Rischiamo, ma ho una brutta sensazione che non ci si fa. Anche se gestisco in difensiva. Qui facendo un cambio potrebbe fare un attacco solo, ma diventerebbe raddoppiato.
Ok, ho impedito tutto il danno. È un rischio che posso correre o no? Provo a correre il rischio a fargli pensare che difendo. No, no, non ci casca. Peccato, volevo rischiarmela. Ma è stato un rischio grave perché mi ha fatto perdere un dino subito. Controlliamo qua come va. Ok, mi attacca 3, rimane vivo. Con un pelo. Due, tre, quattro e cinque. Devo attaccare con tutto. Sono contro lo Staposauro 2194, che fa un attacco solo e tiene da parte 3. Attacca con 2. Vinto? Sì. 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 Ce l'abbiamo fatta. Ottimo. Non arriviamo a fare il livello battaglia per oggi, perché siamo già a circa 30 minuti di video. Voglio essere preciso. Non voglio sforare troppo, perché già i video sono molto lunghi. E andiamoci a prendere il premio. Nella prossima puntata abbiamo quello da 10.000 GV. Così cominciamo a prendere altri leggendari. DNA, sì, è DNA, dollari, dollari, DNA adesso. E Kaiwekea, che già ne avevamo uno, quindi potremmo fare il potenziamento. 650 GV che diventano 1003 e siamo già a 7003. Ottimo. No, forse era il primo Kaiwekea che sbloccavo. Meglio di così, si muore. Perfetto. Ok ragazzi, questa è la puntata di oggi di Jurassic World Game, spero vi sia piaciuta. Abbiamo fatto un opening veramente grosso e tra un po' ne potremo fare un altro decente. Arrivate a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Jurassic World Game qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo in un prossimo episodio.